little pimp with my hair gas bag. Hack at your pants with my shoes shine black. Got a little lady walk that street, telling all the boys that you can't beat. $20 bill, I can set you straight. Meet me on the corner, boy, I don't be. Nuovo contenitore su Low Life Radio. Sera ritorna Alessandro Vecchi, mio allievo. Come Giuda mi ha cacciato fuori, mi ha fatto fuori. Ale, nuovo programma. Beh sì, la mia carriera sta andando a buon fine. Perché è bastato una mezza serata, no Ago? Ed eccomi qua. Metti a posto il microfono. Sa niente, Alessandro Vecchi, The Musical Box, nuovissimo programmino rock e dintorni. Maestre qua con me per introdurmi. C'è ancora un po' di paura del palco, del palco di Casa Kaori. Il programma quindi sarà? Il programma è sicuramente incentrato sulla musica rock e dintorni, così non ci incaselliamo subito e non andiamo a incasinarci. Se poi voglio mettere qualcosa di elettronico, non mi dite che non lo so chitarre. Niente, oggi facciamo una puntata, la portiamo a casa con gli anni 70. Cose molto più semplici. L'altra volta, perché si sta? L'altra volta c'era il tema libero, questa volta ho pensato a un tema. Il tema sono i miei dischi preferiti e le mie canzoni belle. Questo è il tema. Cominciamo. Fragile, degli Yes. Il tuo disco mattone pesante, esatto. La prima è una chicca, è Roundabout, che è il disco che è il pezzo che volevo farvi sentire. E un pezzo di svariati minuti, un pezzo che ha parecchio successo. Sapete che sono appassionato di questo genere, che si chiama Progressive Rock anni 70, che a differenza, diciamo, del rock tradizionale, del punk, così, prende spunto dalla musica classica. Quindi sentirete gli organi, sentirete le chitarre acustiche, sentirete tutto. Facciamo partire il pezzo perché penso che sia uno dei pezzi più importanti del progressive rock tutto. Yes, Fragile, Roundabout.
Com'era? Roundabout. Allora, Roundabout, vabbè, questa è la formazione classica, l'ho detto prima. Qua mi prendo la responsabilità di quello che dico, e gli Yes, secondo me, sono quelli più bravi anche tecnicamente di tutto il panorama progressive rock, anche se sono un grande tifoso dei Genesis, come ho già detto 1500 volte. Però bravi gli Yes con Roundabout. Passiamo su un gruppo emergente, e volevo parlare dei Led Zeppelin, che è un gruppo... sì, un gruppo inglese. Fanno della musica con le chitarre, la batteria e urlano tantissimo. Quindi della techno, fanno della techno pop. Questo è Led Zeppelin 3. Perché Led Zeppelin 3? Perché mi piace, questo è il mio programma, quindi porto i dischi che mi piacciono. E diciamo che di tutta la discografia di Led Zeppelin, correggimi se sbaglio, Ago, è anche quello un po' più folk, un po' più acustico, un po' più folk. Infatti ho scelto un pezzo folk di Led Zeppelin 3 che si chiama Gallows Pole, è un pezzo del 1971 e ha il banjo, quindi è difficile ascoltare il banjo.
Ciao. Led Zeppelin. Sì. Non... cosa? Devo alzare? Led Zeppelin, come dicevo, gruppo emergente, speriamo che facciano carriera. Molto, molto, molto bravi con il banjo. Cambiamo... Qua tra l'altro siamo nel 1971, è già il terzo disco, quindi è un gruppo abbastanza anziano, abbastanza anziano. Cambiamo completamente genere, sempre... Allora, io ho cercato di fare gli anni 70, però ci vuole una puntata di 8 giorni per fare gli anni 70. Per la squadra del soul, funky, ho portato Marvin Gaye con il suo capolavoro assoluto che è What's Going On. È sempre un disco del 1971 e vabbè, ovviamente... dopo una discreta carriera degli anni 60 fatto di un sacco di singoli, conoscete forse la Motown, che è la label storica del soul, che in realtà era una label che agglomerava una marea di singoli. Questo qua è il primo, una specie di concept album su sui diritti civili, sulla lotta delle persone di colore e sull'ecologia. Questo è Marvin Gaye 1971, ho portato, non mi ricordo, Inner City Blues. Facciamolo partire, qua sta andando ancora il vinile, spegniamo e andiamo. God knows where we're
Everybody thinks we're all the mother. Who are they to judge us? Mother, mother. Simply call us, we wear our hair long. Mother, mother. Marvin Gaye, 1971. Marvin Gaye, che inizialmente si chiamava Marvin G-A-Y e poi si è fatto aggiungere una E nel cognome. A voi il giudizio se abbia fatto bene o no. Si chiamava Marvin Gaye, ha aggiunto una E. Dopo questa battuta esilarante, proseguiamo la nostra avventura negli anni 70. Ritorniamo al grande amore, cioè io mi scuso già, perché metto sempre prog, però il mio grande amore è questo, quindi lo mettiamo. E poi ho dei CD, come vedete. Questo qua è veramente un disastro, questo c'è da sostituire adesso che mi avete preso. Ho dei CD, voi che siete amanti, so che state storcendo un po' il naso perché siete amanti dei solchi e delle puntine, però c'ho molto materiale in CD-ROM, allora lo mettiamo e lo sfruttiamo. Questi sono i Caravan, è un disco sempre del 71, si chiama In the Land of Green Pink, è tutto il filone, si chiama Scena di Canterbury, perché appunto si viene dalla città di Canterbury, sono i Soft Machine, i Camel, tutti dei gruppi ago da smanettoni assoluti, cioè, che ascoltiamo io, sì, anche Pink Floyd, sì. A differenza degli altri gruppi prog, sono un po' più contenuti, un po' più, fanno meno vedere di essere bravi, dai. Vi faccio sentire un pezzo così vi rendete un po' conto. Il pezzo è la title track, si chiama appunto In the Land of Green Pink, e adesso dobbiamo inserire il CD sostituendolo, quindi un attimo, arrivo. Pink, where only Boy Scouts stop to think they'll be coming back again. Those nasty, grumbly grimblies, and they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money, isn't it a sin? They're so thin. There's black pockets in the sky. Don't leave your dad in. Just one day to the land where the buckwheat grows. You won't need any money, just fingers and your toes. And when it's dark, our boat will park on the land of warm and green. Pick up, fill up punkweed and smoke it till we bleed. That's all we'll need. We're sailing back in morning light. We'll wash our teeth. It's really bright. We'll go to sea drinking tea.
sky. Don't leave your dad in the rain. Cigarette burnt bright tonight. They'll all get washed down the In the land of grey and pink, un bellissimo mondo di rosa e di grigio. Boh, bellissimo, non lo so. La copertina è così, un mondo tutto grigio e rosa. Erano un po' particolari anche i Caravan, ma negli anni 70 sono tutti un po' particolari. Per la scuderia folk, bucolico, chitarra acustica, Harvest di Neil Young, disco vendutissimo, un disco molto famoso. Qua non c'è Carlo. Carlo, dove sei? Questo è un disco di Carlo, io volevo fargli proprio questa domanda in diretta. Come mai hai un disco così bello, Carlo? Non c'è, non c'è. Come mai ha un disco così bello, Carlo? Perché è un disco molto famoso, ma che io non conoscevo tanto e che ho ascoltato ultimamente. Veramente strepito. Perché è un disco così bello? Gliel'hanno prestato. Va bene, gli hanno prestato, quindi ringraziamo Carlo per questo prestito spettacolare. Mettiamo un pezzo di Neil Young, Out of the Weekend. Momento Aldo Rock, Radio DJ dalle 11:30 a mezzogiorno.
joy. He tries to speak and can't begin to say. Neil Young, disco di Kaori bellissimo, complimenti, gliel'hanno prestato, abbiamo scoperto il perché. Allora, ci siamo ammorbiditi un po' troppo, quindi un fuori programma, mettiamo i Deep Purple, mettiamo Made in Japan, che è questo disco, e probabilmente, non lo so, uno dei dischi live più belli della storia, sicuramente quello con più energia della storia del rock, assolutamente. Ci metto insieme anche gli U, forse. Gli U e qualche altro live. Va bene, ci ascoltiamo Highway Star, così magari viene anche un po' di gente qua davanti a pogare. Anche se la casa è piccola, comunque si può pogare. Quindi venite di qua, ragazzi, che mettiamo Highway Star, Deep Purple, 1972. Se solo fossimo a Osaka, invece che a Guastalla. We'll be right back.
bravo anche Ian Gillan, faceva fatica con gli acuti, poteva lavorare un po' con la voce. Sì, abbiamo messo un po' di energia perché con queste cose pastorali qua ci stavamo un po' rammollendo. E niente, per la serie sempre Pietre Miliari ho portato i Pink Floyd, che è un gruppo inglese che fa della musica sempre con la batteria e le chitarre. Wish You Were Here, disco strepitoso, straordinario, incommensurabile, difficile anche poi descrivere una cosa del genere. Paga forse lo scotto di essere dopo Dark Side, qua abbiamo un esperto, di essere dopo Dark Side, quindi sai, replicare un capolavoro non è mai facilissimo. Loro ci riescono, secondo me, ci riescono egregiamente. Un disco un po' forse spaccato in due, con le due parti, Shine On, molto lunghe, molto psichedeliche, e tre canzoni di cui una famosissima appunto al title track. Io ho portato Have a Cigar. Ah, e la copertina. Questi non è fatta col computer, c'è veramente uno che brucia. Io volevo dire, io questo non lo farei mai. Cioè, far finta di bruciare, mettermi la benzina addosso. Questi sono due stuntmen. Io questo non lo farei mai. Piuttosto, vado ad ascoltare la techno, non lo so. Non mi farei mai bruciare così. Va bene? Vi faccio sentire Have a Cigar, che vuol dire, fumati una paglia, fumati un sigaro. Perché anche loro fumavano i sigari, i Pink Floyd. 1975, Have a Cigar, Pink Floyd. Thank you.
sì, non si tirano via gli assoli, quelli che tirano via gli assoli, soprattutto se suona David Gilmour, cioè ti arriva la saetta, pum! Cambiamo ancora, è difficile adesso andare avanti, andiamo avanti con un disco pop, ecco, Fleetwood Mac. Io vorrei sdoganare il pop nel mio programma ogni tanto. In che senso? Nel senso che quando qualcosa è pop e vende, è visto male. Fleetwood Mac, Rumors, 12 euro. È un disco questo qua che ha venduto un numero in... Un po' di pop che ci ha fatto ballare un pochino. E proseguiamo con il pop. Poi dopo ci sarebbe già il punk che ha dato una pennellata di vernice nera a tutto. Però lo stesso, ascoltiamo qualche disco
dove cantano e non parlano di cose brutte. Infatti, vi ho portato Peter Gabriel. In realtà è un pezzo abbastanza non felicissimo. È White Shadow di Peter Gabriel 1978. Non vi ho portato i Genesis, perché non ce la fate più di ascoltare i Genesis. Però è il cantante dei Genesis, quindi sono stato furbo. Questo qua ha fatto una carriera solista strepitosa. Dopo si è dedicato alla world music, alle colonne sonore. Ha fatto una carriera spaziale. Io vi ho portato questo disco, che è il suo secondo disco solista, che si chiama semplicemente Peter Gabriel 2, oppure Scratch, perché sta scratchando la copertina. Vi faccio sentire appunto White Shadow, 1978, Peter Gabriel, alla chitarra uno spettacolare Robert Fripp dei King Crimson. We'll be right back.
la cosa unica di questo disco è che prosegue all'infinito, sentite? Cioè lui ha trovato un accorgimento per farlo andare all'infinito. E adesso ascoltiamo tutta sera questo. Peter Gabriel, 1978, è un pezzo che a me piace molto. La discografia di Peter Gabriel la conosco abbastanza bene perché sono un fan e quindi vi ho portato questo dischetto forse non molto conosciuto. C'è stato il punk è arrivato, finalmente è arrivato il punk, lo superiamo direttamente con i Talking Heads, che non so dove li ho messi, qua. Talking Heads. Secondo disco di Talking Heads, More Songs About Music. Eh? Tra l'altro appena preso, ho ascoltato un sacco di volte, ma preso ieri da un notissimo venditore di dischi, Non posso dire chi è, però è a Novellara, quindi ce n'è più di uno, è stato anche ospite, ha i capelli lunghi, mi sembra, ed è simpaticissimo, soprattutto alle 6:30 di sera. Niente, Talking Heads è funk, punk, dopo punk, è difficile da etichettarli, fanno una musica abbastanza nevrotica, dai, abbastanza, come si può dire, pessimistica verso il postmoderno. Me ne sono preparata, sembrava... E niente, sì, vi faccio ascoltare un pezzo che si chiama The Good Thing, che è il pezzo numero 3, mi sembra, del lato A. È un pezzo abbastanza orecchiabile e poi c'è una sorpresa. C'è un flash forward in avanti. Dai, cominciamo. Bell'acquisto, dai, ho fatto ieri, insomma. Forse non tutti sanno che Radiohead
è un pezzo dei Talking Heads. Allora ho detto, perché no? Andiamo avanti. Radiohead. A proposito di influenza, non è solo un gioco di parole. Erano i Radiohead, abbiamo fatto un salto temporale di 20 anni perché la musica poi è circolare, quindi le influenze si rinfluenzano. Insomma, ho fatto questa cosa qua che non c'entra niente con gli anni 70, ma il programma è mio, quindi io posso fare poi quello che voglio, cioè diciamolo. Insomma. Quindi io ho detto 70, però mi piacciono i Radiohead e li ho messi. La Gang of Four, ecco, questa è la nuova scommessa dopo Elton Motello, il ballo è più bello con Elton Motello. No, questo qua è un gruppo un pochino più famoso, ma non tanto. La Gang of Four è un gruppo sempre fine anni 70, sempre punk, post-punk. Un gruppo abbastanza acido, abbastanza spoglio anche di ornamenti. Siamo partiti con gli Yes e finiamo quasi con questi, quindi siamo quasi all'antitesi.
vi faccio ascoltare il pezzo, il secondo pezzo, che si chiama Natural Sound in It. E vabbè, qua una marea di influenze. Facciamo un altro giochino dopo, visto che me lo sono preparato, e facciamo un altro salto temporale. Questo è del 1979 e sembra scritto oggi pomeriggio, da Gang of Four. È arrivato il DJ. A proposito di influenze, cause I'm in my prime.
Erano i Red Hot, sì, erano i Red Hot Chili Peppers, se non li aveste riconosciuti. Sono questi qua. Perché ho perso la... come si dice? Ho perso... sai che nei CD si perdeva la custodia, quindi è questo qua, Californication, famosissimo. Tra l'altro io volevo mixare, ma qua non va niente, quindi adesso devo rimettere... devo rimettere, devo parlare... Adesso mettevo i Clash, che è London Calling. Bel disco, molto vario, un disco del 79. E avevo in mente un'altra cosa, però ho messo i Red Hot adesso, quindi mettiamo qualcosa di punk. Mettiamo Clamp Down, che è la numero 9. Disco abbastanza eterogeneo, come ho detto, è doppio, no, in vinile questo qua, è doppio. Ago, tu che sei esperto, ce l'hai poi tu questo qua, in una teca, lo tieni in una teca. E... sì, era dal White Album, secondo me, che non si vedevano delle cose del genere, cioè così tanta varietà in un disco. Vi faccio sentire Clamp Down, adesso devo metterlo dentro, fare... aspetta, andare a picchiarsi allo stadio questo. Oh,
Ridendo e scherzando siamo arrivati al 79, perché gli anni 70 vanno dal 1970 fino all'80, durano 10 anni. E quindi siamo arrivati alla fine, durano 10 anni, come poi gli anni 60 durano una decina d'anni. E quindi 80, Joy Division, questo è il best of. Vabbè, ha fatto due dischi, quindi è raccolto molto qua dentro. E andava mixata anche questa qua, però adesso tiriamo fuori i Clash, mettiamo Joy Division con Atmosphere. Io con Atmosphere vi saluto, questo era The Musical Box, spero che vi sia piaciuto, che non vi siate annoiati, e adesso devo ficcare quello dentro, intanto fate l'applauso, che stai, c'hai le mani, poi così ti facciamo partire. By the rivers, through the streets, every corner.